Ciao a tutti ragazzi, oggi recensiamo il Huawei Mate 8, terminale top di gamma dell'azienda cinese, veramente, veramente molto interessante, eccolo qua. Allora, cominciamo subito a parlare di cosa c'è all'interno della confezione. Nella confezione troviamo delle cuffiette non in ear, ma di qualità molto buona, simili a quelle di iPhone e degli ultimi Samsung. Poi un cavetto USB micro USB, infatti il telefono non ha la presa Type-C, e un alimentatore con uscita da 2A per caricare abbastanza rapidamente la batteria, che è da 4000 mAh non removibile. Parliamo proprio di materiali e design, prima anche della scheda tecnica. Allora, il telefono è un monoscocca completamente in alluminio e vetro, ovviamente Gorilla Glass. Abbiamo una pellicola preapplicata, quindi molto bene. Sul lato destro bilanciere del volume, accensione e spegnimento, parte sinistra ingresso per la micro SD e per la SIM in formato nano, oppure due SIM in formato nano e non micro SD. Parte alta, secondo microfono e ingresso per le cuffie, parte bassa, ingresso micro USB, microfono e cassa di buon livello. Abbiamo la di notifica, abbiamo videocamera anteriore da 8 megapixel, insomma veramente costruito benissimo, mi piace molto come design, riprende ovviamente il predecessore Mate 7 e riprende un po' anche il Mate S ingrandito ovviamente. Buone le cornici che non sono esagerate, quindi da questo punto di vista devo dire che materiale e design sono veramente uno dei punti forti dello smartphone. Per quanto riguarda la scheda tecnica, abbiamo un display da 6 pollici full HD IPS, quindi non è super definito, però comunque non si vedono i pixel, la qualità è molto buona e tra virgolette è anche uno dei punti forti di questo device secondo me. Il processore è un iSilicon Kirin 950 octa-core, formato da due quad core da 2.3 GHz e 1.8 GHz, con una GPU veramente molto prestante, nuova anche, T880 MP4, che garantisce veramente prestazioni e punteggi anche nei benchmark molto molto alti. Per quanto riguarda la RAM, abbiamo 3 GB o 4 GB a seconda della versione di memoria, del taglio di memoria che prendiamo, quindi potrebbe essere la 32 o la 64 GB, comunque espandibili volendo se lo utilizzate con una sola SIM. E abbiamo anche una batteria da 4000 mAh, per di più la fotocamera è una 16 megapixel con stabilizzatore ottico, quindi sulla carta molto buona, poi vediamo che nelle prestazioni in realtà è solo buona e non molto. Ok, queste sono un po' le caratteristiche principali dello smartphone, veramente di buon livello. Adesso vi faccio vedere un po' come funziona nella video prova completa che seguirà subito dopo l'introduzione, e vi invito come sempre però ad andare in descrizione, dove trovate il link per l'acquisto del telefono e il link per la recensione scritta, visto che ormai sto facendo tutte le recensioni anche scritte sul sito, dove trovate le foto del telefono, le foto scattate dal telefono, e mi piacerebbe che andaste anche lì a dare un occhio alle recensioni, darmi consigli, commentare anche lì, insomma fare un po' di scambio di idee anche sul sito, che sto cercando di spingere un pochettino in questo periodo. Andiamo a sbloccare il nostro Huawei Mate 8 con le impronte digitali. Come vedete funzionano anche a schermo disattivato e sono comunque veramente molto veloci, quindi ottimo il sensore di impronte. Parliamo subito di interfaccia, abbiamo la solita Emotion UI, qua i toggle rapidi sul telefono, Emotion UI 4.0, quindi l'ultima versione, però è molto simile alla precedente in realtà, e versione di Android 6.0 Marshmallow, quindi esce già con l'ultima versione di Android, non come tanti telefoni nuovi che escono ancora con Android 5.1. La fluidità è veramente molto buona, il telefono è un mostro come prestazioni e fluidità generale. Possiamo aggiungere e muovere widget, sfondi, transazioni, eccetera eccetera. Non abbiamo la possibilità di avere il secondo menu delle applicazioni, almeno di serie, poi dobbiamo scaricare un launcher se dovesse interessarvi, quindi tutte le applicazioni sono sulla home. Io faccio come sempre delle cartelle per mettere le applicazioni che non uso più di tanto. Eccoci qua. Connettività molto buona sotto ogni punto di vista, il 4G prende sempre molto bene, come anche Wi-Fi e GPS. E la qualità in capsula del microfono è assolutamente buona, nessuna lamentela da parte dei miei interlocutori, e anche in qualità capsula devo dire che è veramente di buon livello. Parliamo subito di fotocamera, abbiamo 16 megapixel con stabilizzatore ottico. Allora, le opzioni sono le solite, HDR, filigrana, impostazioni qua per cambiare la risoluzione, 16 megapixel in 4 terzi, qua abbiamo vari filtri. Qua ne abbiamo ancora altri qua sotto, quindi bellezza, video timelapse, video in full HD a 60 frame, e sono anche molto buoni i selfie con la fotocamera da
8 megapixel qua in alto. Tra l'altro abbiamo anche l'ID notifica, ve lo dico adesso, non c'entra, ma mi ero dimenticato. Andiamo a vedere le foto, che trovate anche in qualità, diciamo, originale sul sito, metterò il link per la recensione in descrizione. Allora, cosa dire? Le foto sono indubbiamente buone, c'è poco da dire, non sono sicuramente male. Lo stabilizzatore ottico funziona molto bene. Le macro sono ottime. La casetta, che è la prova per la stabilizzazione, appunto, è venuta bene, perché faccio la foto col telefono un po' mosso, mosso la mano, devo dire che questa è venuta abbastanza nitida. Ce ne sono anche dei migliori, quindi il stabilizzatore che fa in parte il suo lavoro comunque funziona bene. Qual è il problema? Il problema è che... Ah, non c'è un vero problema. Diciamo che le mie aspettative erano un po' più alte anche sulle foto, perché visto le specifiche, la scheda tecnica, le prestazioni generali del telefono, anche su fotocamera mi aspettavo qualcosa in più, mi aspettavo un livello simile all'S6. In realtà le foto sono un po' inferiori, comunque ottimo livello e soddisferanno il 90% e più degli utenti sicuramente, però si poteva fare qualcosina ancora di meglio. Magari sono anche cose, problemi software, magari si potrà migliorare la qualità delle foto anche via software, però intanto le foto sono solo, diciamo, da 7,5-7,8, ecco, non da 8,5-8,9 come mi sarei aspettato e come speravo. Comunque, ripeto, foto che non sono male, se volete vederle bene andate sulla recensione scritta. Proseguiamo e parliamo del display. Quindi andiamo sulla galleria, andiamo sulla videoprova, andiamo sul solito video di test, abbassiamo un attimo il volume. Questo è un video in Full HD, che è poi anche la risoluzione dello schermo. Nessunissimo problema di riproduzione, visto che abbiamo una GPU che fa paura, che è la Mighty 880, che è anche quella che gli fa raggiungere il punteggio più alto su tutto che abbia visto praticamente fino adesso, unita sicuramente alla risoluzione non altissima, che è tra virgolette solo Full HD e non Quad HD. Certo, non si va ad appesantire troppo il carico sulla GPU. E comunque anche il processore, insomma, non è che sia proprio l'ultimo dei processori. Il display è molto buono, gli angoli di visione sono discreti, i bianchi non mi convinco, forse sono un pochettino... cambiando l'angolo di visione diventano leggermente rosa, i neri sono buoni, però sono IPS, full time galleria eccellente. Ok, usciamo e parliamo di come vanno le casse, la cassa fondamentalmente. Panni locali. Qualità e volume sono buone, decisamente. Boh, è comunque un phablet, quindi comunque hanno avuto più spazio ed è anche più forse intelligente mettere un impianto audio tra virgolette superiore, se così si può definire, perché comunque si vedono molti più video su un phablet da 6 pollici, si gioca di più e è un telefono anche per intrattenimento indubbiamente, oltre che per persone con problemi di vista. Giochi benchmark, allora partiamo da Intuitu, che ha fatto un punteggio scandaloso di 90.000 e passa, quindi più alto che abbia visto finora. I benchmark lasciano il tempo che trovano come sempre, però insomma questi punteggi non sono affatto male. Tra l'altro questa GPU, la T880, devo dire che ho visto un po' il frame rate sia nei giochi ma anche sui benchmark e mi è piaciuta molto. Real Racing e Beach Buggy girano entrambi a risoluzione massima, senza lag, senza problemi, molto fluidi. State vedendo in sovraimpressione, quindi comunque devo dire che anche dal punto di vista gaming questo telefono è veramente veramente di alto livello. Passiamo al browser con Chrome, andiamo sul Corriere. Mettiamo il sito desktop. Qua ho aperto una notizia forse. Aspettiamo che finisca di caricare. Ok. La fluidità, come vedete, è buona. Non vi dico che figata navigare su un 6 pollici. Io i phablet li adoro perché
È vero che li uso poco, quindi sì, non ho tempo di stufarmi, perché alla fine so che dopo qualche periodo con telefoni così grandi mi romperei un po' le scatole, però per quella settimana che li provo, quei giorni o poco di più, insomma, devo dire che mi affascinano parecchio, perché a me gli schermi grandi piacciono molto. Questi poi di Huawei sono in particolare molto belli, sia come design, come costruzione, le cornici sono ottimizzate, insomma mi piacciono, quindi questo è un telefono che nel complesso mi è piaciuto parecchio, come adesso andrò a dirvi nelle conclusioni. Comunque, parliamo di batteria, 4000, il browser avete visto è molto buono, parliamo di batteria, 4000 mAh, anche qua, insomma, dura un po' meno rispetto, secondo me, rispetto al Huawei Mate 7, ma comunque ci porta a cena con utilizzo intenso, dopo cena con utilizzo medio, insomma. L'utente medio farà anche un giorno e mezzo, l'utente tradizionale, smartphone, arriverà a sera senza grossi problemi, per l'utente smartphone che gioca un sacco, come sempre, dipende da quanto gioca, e probabilmente arriverà alle 5 pomeriggio, però questo vale per tutti i telefoni, anche con batterie veramente capienti. Bene ragazzi, siamo alle conclusioni, parliamo dei pro e dei contro di questo Mate 8, almeno dei miei pro e dei miei contro. Primo pro, indubbiamente qualità costruttiva, materiali e design, mi piace molto, cornici ben ottimizzate, belli materiali, sottili, non troppo pesante per essere un 6 pollici, quindi ottimo da questo punto di vista. Secondo pro, indubbiamente le prestazioni, abbiamo un processore, una GPU veramente molto prestanti, 3 o 4 GB di RAM, una scheda tecnica da paura, quindi indubbiamente anche dal punto di vista, e come avete visto, insomma, anche nell'uso generale, quotidiano, il telefono si comporta molto bene, quindi diciamo che anche queste prestazioni sono veramente da considerarsi dei pro. Altre cose, diciamo equilibrio comunque generale, perché non ha pecche, magari non eccelle in alcuni punti come fotocamera e display, che è solo buono, ma veramente in realtà è comunque a un ottimo livello su tutti i punti, e in alcuni eccelle. Autonomia anche, direi che è un pro, perché è molto buona, poi dipende dall'utilizzo che fate, un tablet si può utilizzare in tantissimi modi diversi, con utilizzo spinto ovviamente comunque farete fatica ad arrivare a cena, ma poi dipende da quanto sarà spinto. Come conto, sinceramente ne trovo pochi in questo telefono, anche il prezzo non posso considerarlo un conto, perché costa 599 € di listino, ripeto che trovate il link per l'acquisto in descrizione, ma anche il negozio per la versione da 3 GB, che comunque mi sento di consigliarlo, non penso che possa cambiare molto in quella da 4 GB, visto che già questo è un altissimo livello. E poi per un utilizzo con una sola SIM avete anche 32 GB di memoria, più espansione di memoria, quindi andate tranquilli. Quindi mi sento di consigliarvi quella da 3 GB a 5,99. E devo dire che per questo prezzo, insomma, non è che trovate molto di meglio, diciamo, in negozio o comunque al lancio. Quindi mettiamo caso che questo qua arrivi sui 400 € tempo, qualche settimana o qualche mese, a quel punto di vista secondo me sarebbe veramente uno dei migliori tablet sul mercato. Già così non è affatto male, però insomma, secondo me un top di gamma come questo, appena uscito, che prestazioni fa i migliori sul mercato, ovviamente un ottimo livello in generale, a 100 € e passa in meno della concorrenza al lancio, non è così male. Quindi il prezzo è sì alto, scenderà come sempre, ma è meno alto di quello che uno potrebbe aspettarsi. Quindi come conto, personalmente non ne trovo più tanti. Diciamo fotocamera solo buona quando potrebbe essere ottima, e questi sono un po' i conto. Quindi il conto è: non è come mi aspettavo, è solo a un buon livello, non è a un eccellente livello. Quindi in alcune cose potrei dire così, tipo display che è molto buono comunque, e fotocamera che comunque è buona, però di contro, diciamo, puri non riesco a trovarne. Quindi questa è un po' la mia opinione sul Huawei Mate 8. Metterò la pagella qua in sovraimpressione con i voti, non serve che sto a spiegarvi perché avete capito un po' come la penso. Se avete domande particolari, fatemele nei commenti come sempre, anzi commentate in tanti, cercherò di rispondere a tutti. Lasciate un bel like al video per aiutare il canale a crescere, mi raccomando, i like sono fondamentali, molti li sottovalutano, ma a voi non costa niente, mi dareste una grande mano con un like e con un commento anche. Condividetevi e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!